Perché l'invecchiamento accelera improvvisamente dopo i 70 anni? Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Probabilmente hai conosciuto molte persone che a 60 anni sembravano stare bene, in salute, e poi a un certo punto, magari 69, 70, 71, 72 anni, la loro salute è rapidamente crollata, portando a una rapida e visibile discesa verso la fragilità. A volte il crollo è stato innescato da un fattore di stress, come la perdita del marito, della moglie o del lavoro, ma a volte sembrava semplicemente legato all'età. Alla luce di questo, c'è uno studio del 2022 che è interessante da esaminare. Questo studio porta avanti una teoria innovativa sull'invecchiamento, che spiega perché le persone possono diventare improvvisamente fragili dopo aver raggiunto i 70 anni, e ha sollevato la prospettiva di nuove terapie per il declino e le malattie della vecchiaia. I ricercatori di Cambridge hanno scoperto un processo che determina un cambiamento catastrofico nella composizione del sangue in età avanzata, aumentando il rischio di tumori del sangue e anemia, compromettendo l'efficacia dei globuli bianchi nel combattere le infezioni. Gli scienziati ritengono che cambiamenti simili si verifichino negli organi di tutto il corpo, dalla pelle al cervello, e che siano potenzialmente alla base del motivo per cui le persone spesso invecchiano in salute per decenni prima di subire un declino più rapido verso i 70 e gli 80 anni. L'aspetto entusiasmante di questo lavoro è che potrebbe esserci un insieme comune di processi all'opera, ha dichiarato il dottor Peter Campbell, autore senior dello studio e responsabile del programma su cancro, invecchiamento e le mutazioni somatiche presso il Sanger Institute di Cambridge. L'obiettivo sarebbe quello di rallentare o intervenire nel processo di invecchiamento, ma perlomeno vediamo la possibilità di usare questo metodo per misurare l'età biologica. L'invecchiamento è un processo complesso, ma molti scienziati hanno sospettato che il graduale accumulo di mutazioni nelle cellule degradi progressivamente la capacità dell'organismo di funzionare correttamente. Molte ricerche come questa suggeriscono invece che questo pensiero è sbagliato o al massimo incompleto e attribuiscono invece la colpa alle cellule egoiste che si impongono in età avanzata. Registrati per ricevere il tuo elenco personalizzato e gratuito delle sostanze necessarie per i 150 anni di vita, fino all'ultimo in ottima salute. Vai su www.mev.cx, registrati e ricevi l'invito esclusivo e non cedibile al programma 150 anni. In collaborazione con gli scienziati del Wellcome MRC Cambridge Stem Cell Institute, Campbell e i suoi colleghi hanno studiato le cellule del sangue di un'età compresa tra i neonati e le persone di 70 e 80 anni. Hanno scoperto che gli adulti sotto i 65 anni hanno un'ampia gamma di globuli rossi e bianchi prodotti da una popolazione variegata che va dai 20.000 ai 200.000 tipi diversi di cellule staminali nel loro midollo osseo. Negli over 65 il quadro era radicalmente diverso. Circa la metà delle loro cellule del sangue proveniva da appena 10 o 20 cellule staminali distinte, riducendo drasticamente la diversità delle cellule del sangue nelle persone, con conseguenze per la loro salute. Scrivendo sulla rivista Nature, i ricercatori spiegano che, mentre le cellule staminali coinvolte nella produzione del sangue raccolgono mutazioni nel tempo, la maggior parte di questi cambiamenti è innocua, ma i problemi sorgono quando rare mutazioni driver fanno crescere le cellule staminali più velocemente, producendo spesso, come contropartita, cellule del sangue di qualità inferiore. Quando la persona ha 30 o 40 anni, il vantaggio di crescita delle cellule staminali aberranti fa poca differenza, ma a 70 anni e oltre queste cellule a crescita rapida arrivano a dominare la produzione di cellule del sangue. La crescita esponenziale spiega perché dopo i 70 anni si verifica un cambiamento così repentino nella fragilità, perché l'invecchiamento colpisce a quell'età, ha detto Campbell. Le cellule staminali del sangue a crescita più rapida sono collegate ai tumori del sangue e all'anemia, ma rendono anche le persone meno resistenti alle infezioni e ai trattamenti medici come la chemioterapia. Quello che sappiamo su altri sistemi di organi è che molte delle stesse osservazioni sono valide, ha aggiunto Campbell. I ricercatori intendono ora cercare lo stesso processo nella pelle per capire perché l'invecchiamento porta alle rughe e a una più lenta guarigione delle ferite. La dottoressa Elisa Laurenti, professore assistente presso Wellcome MRC Cambridge Stem Cell Institute e ricercatore senior congiunto dello studio, ha affermato che l'infiammazione cronica, il fumo, le infezioni e la chemioterapia potrebbero produrre cellule staminali con mutazioni che causano il cancro.
Prevediamo che questi fattori anticipino anche il declino della diversità delle cellule staminali del sangue associato all'invecchiamento, ha detto. È possibile che esistano anche fattori che rallentino questo processo. Ora abbiamo l'entusiasmante compito di capire come queste mutazioni appena scoperte influenzino la funzione del sangue negli anziani, in modo da poter imparare a ridurre al minimo il rischio di malattie e a promuovere un invecchiamento sano o addirittura a fermarlo. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possono essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile. Basta scrivere mev.cx su qualsiasi browser e verrai trasportato alla pagina di registrazione. Siccome le email possono spesso finire nello spam, sarebbe molto importante che tu ci indicassi anche il tuo numero di telefono. Noi non chiamiamo mai nessuno, utilizziamo il numero solo per inviare brevi messaggi con WhatsApp, Telegram o SMS al fine di segnalare l'uscita di nuovi video o eventi particolarmente importanti per il nostro pubblico. Ricorda che Movimento Estensione Vita non vende nulla e non condivide i dati dei suoi utenti con nessuno. Quindi non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tu a decidere se e cosa assumere, parlandone sempre col tuo medico di fiducia, perché la medicina ufficiale è importante e vanno seguite le indicazioni dei medici ufficiali. Non diciamo che questa cosa si va a sostituire a una vita sana e a una dieta sana e al fatto di andare a farsi controllare tutte le volte che serve e assumere tutti i medicinali che ci vengono prescritti. Questo è un potenziamento che ci fa rimanere operativi, lucidi e in grado di goderci la vita. Tutte le nostre attività sono no profit e hanno il solo scopo di informare il pubblico italiano sulle nuove possibilità e ricerche nel campo dell'anti-age, dell'anti-invecchiamento. È un settore che evolve molto rapidamente, quindi assicurati di mettere un like nei canali social che preferisci o direttamente su YouTube, in modo da non perdere nessun aggiornamento sulle tecnologie importanti per la tua vita estesa. Dimostraci di gradire il nostro lavoro iscrivendoti, facendo iscrivere e condividendo i nostri contenuti sui tuoi canali social e con coloro ai quali tieni di più. Mi fa personalmente molto piacere leggere i commenti, partecipa anche tu, condividi sui nostri canali ogni domanda o suggerimento, noi ti risponderemo il più velocemente possibile. Ci piace parlare con te, scrivi anche solo qualche parola di supporto, grazie. Noi ti consideriamo parte di una grande famiglia e vorremmo che tu ci aiutassi facendo la cosa migliore non solo per te, ma anche per quelli a cui vuoi bene. Noi ci teniamo davvero a te. Per il momento è tutto, lunga vita e prosperità.